Oggi siamo a Monte San Savino, naturalmente in Val di Chiana. Fiorentini, Senesi, Aretini, Perugini, sono stati loro a contendersi Monte San Savino nel corso del Basso Medioevo. Ma le tracce di insediamenti sono ben più antiche, come una recente scoperta ha testimoniato. Infatti, proprio nel centro storico di Monte San Savino è stata ritrovata una tomba etrusca risalente al V secolo a.C. Il ritrovamento è stato possibile grazie all'etruscologa Margherita Scarpellini. Una volta entrati dentro al borgo, la prima piazza che troviamo è Piazza Gamurrini. In passato veniva chiamata Aialta, ovvero Area Alta. Infatti qua si trovava la zona fortificata del borgo. Esternamente a questa zona poi c'era la zona residenziale. Cassero, la vecchia rocca dell'Aialta di Monte San Savino. Oggi scorgiamo soltanto la facciata di questa struttura. Infatti nel corso dei secoli alcuni edifici sono addossati alle mura di questo fortilizio. Fu realizzato nel 300 dai Senesi e quando nel 1384 Monte San Savino passò sotto il dominio di Firenze, venne apposto lo stemma della città di Firenze, stemma che ancora oggi possiamo trovare sopra il portale d'ingresso. Interessante anche vedere accanto allo stemma le due aperture laterali che erano le vecchie aperture appunto attraverso le quali passava la catena del vecchio ponte levatoio. Oggi all'interno del cassero troviamo il museo della città di Monte San Savino, che ospita numerosissime terrecotte realizzate tra il Medioevo e i giorni nostri, testimonianza di una tradizione secolare della lavorazione e decorazione della terracotta qua a Monte San Savino. Non molto distante dal cassero si trova la chiesa di Santa Chiara, realizzata a partire dal 1661. Ed è una chiesa piccola ma davvero ricca di opere d'arte. Appena entrati sulla parete destra troviamo infatti una terracotta attribuita ad Andrea Sansovino. Questo è stato un importante architetto e scultore. Nato proprio qua, a Monte San Savino, nel 1465, è morto sempre a Monte San Savino nel 1529. L'opera che vediamo qui alla parete presenta una cornice fatta di festoni di frutta e fiori e all'interno troviamo tre nicchie. In quella principale c'è rappresentato San Lorenzo con la graticola, a destra San Rocco e a sinistra San Sebastiano. Mentre nella parte in basso della decorazione, la cosiddetta predella, troviamo tre scene dei tre martiri relativi ai tre diversi santi rappresentati nella pala. Esternamente troviamo San Benedetto e dalla parte opposta San Romualdo. Sempre attribuita ad Andrea Sansovino, qua in questa chiesa troviamo un'altra sua opera importante che si trova nella parete opposta, nella parete sinistra. E in questo caso
Si tratta sempre di una terracotta, ma questa volta invetriata. A parlarci di quest'opera è Giorgio Vasari nelle sue scritture. Ci dice che fu realizzata da un giovane Andrea Sansovino e poi l'opera fu invetriata dai Della Robbia. Guardandola, le somiglianze con l'opera precedente sono molteplici. I soggetti sono tutti all'interno di una cornice fatta di festoni con frutta e fiori. In alto ci sono due angeli, nella parte centrale la Vergine con il bambino e in basso quattro santi, San Benedetto, San Romualdo, Santa Lucia e Sant'Agata. Proprio di fronte a quest'opera, sull'altra parete, troviamo un'altra terracotta invetriata, questa volta dei Della Robbia, della famiglia Della Robbia, e più precisamente attribuita a Luca il Giovane. Il soggetto rappresenta un'adorazione dei pastori e c'è sempre la cornice di festoni, di frutta e fiori a incorniciare appunto l'opera. La particolarità di questa terracotta è che alcune parti non presentano la caratteristica invetriatura, come ad esempio i volti dei soggetti. Ma non è l'unica opera dei Della Robbia all'interno della chiesa di Santa Chiara. Infatti, vicino all'ingresso, sulla parete sinistra, troviamo un'altra terracotta che rappresenta Sant'Antonio Abate. La figura del santo non è invetriata, mentre è invetriata la cornice che lo circonda. Proprio sotto la statua che rappresenta Sant'Antonio Abate si apre una porta che ci introduce all'interno dell'oratorio di Sant'Onofrio. Questo oratorio è molto piccolo e raccolto e completamente decorato. Il pezzo più importante è sicuramente l'altare in stucco policromo realizzato nel Cinquecento, anche questo attribuito ad Andrea Sansovino. L'altra importante piazza di Monte San Savino è Piazza di Monte, dove ci sono due cose importanti da notare. Una palazzina con un'iscrizione che ci ricorda che è stata la casa di Andrea Sansovino e di rimpetto la bellissima chiesa di Sant'Agostino, realizzata nel XIV secolo dagli Agostiniani. La chiesa è un vero e proprio scrigno d'arte. All'interno della chiesa degni di nota sono degli affreschi realizzati nel XIV secolo da vari artisti. Nell'altare principale, l'opera più importante della chiesa, l'Assunzione della Vergine, realizzata da Giorgio Vasari nel 1539. Da non trascurare infine la vetrata che si trova sulla facciata, realizzata da Guillaume de Marsillac. E inoltre, qua troviamo la tomba di Andrea Contucci, morto nel 1529. E ora che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiana.